Carissimi amici di Fede Cultura, bentrovati a questo nostro appuntamento consueto del sabato pomeriggio per leggere e commentare insieme le pagine di Vangelo che la Chiesa proclama in occasione della Domenica secondo la liturgia tradizionale, del, secondo la forma straordinaria del rito romano. Domani viene traslata la festa del Corpus Domini, la festa del Sacratissimo Corpo di nostro Signore Gesù Cristo, festa e eucaristica per eccellenza, eh, che tradizionalmente viene eh, festeggiata il giovedì dopo la domenica della Santissima Trinità, la festa della Santissima Trinità solo che per convenzione ormai da diversi anni in Italia eh, la festa del Corpus Domini viene posticipata appunto alla domenica seguente, cade domani e siamo a pagina 327 eh, del nostro messale festivo tradizionale su Morum Pontificum, ma prima di leggere e commentare come al solito eh, un momento di preghiera seguiamo segue questa Prosegue questa uh, novena a Nostra Signora di Guadalupe, così come proposto da uh, Sua Eminenza il Cardinale Raymond Leo Burke. Allora ci raccogliamo un momento per rivolgere a uh, Maria Santissima questa preghiera, per chiedere la grazia di una nuova grande devozione mariana nella Chiesa. Perché solo attraverso Maria si può giungere alla pienezza del Figlio, nostro Signore Gesù Cristo. In nomine Padri se figli e Spiritus sancti. Amen. O Vergine, Madre di Dio, ci affidiamo alla tua protezione e imploriamo la tua intercessione contro le tenebre e il peccato, che sempre più avvolgono il mondo e minacciano la Chiesa. Tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, ti ha dato a noi come madre quando è morto sulla croce per la nostra salvezza. Così anche nel 1531, quando le tenebre e il peccato ci assediavano, egli ti inviò come Nostra Signora di Guadalupe sul Tepeyac per condurci a colui che solo è la nostra luce e la nostra salvezza. Attraverso le tue apparizioni sul Tepeyac, e la tua presenza costante con noi sul manto miracoloso del tuo messaggero, San Juan Diego, milioni di anime si sono convertite alla fede nel tuo Figlio Divino. Attraverso questa novena e la nostra consacrazione a te, imploriamo umilmente la tua intercessione per la conversione quotidiana della nostra vita a Lui e per la conversione di altri milioni di persone ancora non credono in lui nelle nostre case e nella nostra nazione guidaci a colui che solo vince sul peccato e sulle tenebre in noi e nel mondo unisci i nostri cuori al tuo cuore immacolato affinché trovino la loro vera e duratura dimora nel sacratissimo cuore di Gesù guidaci sempre nel pellegrinaggio della vita verso la nostra dimora eterna con lui Così che i nostri cuori uniti al tuo possano sempre confidare nella promessa saldifica di Dio, nella sua misericordia incessante verso tutti coloro che si rivolgono a Lui con cuore umile e contrito. Attraverso questa novena e la nostra consacrazione a Te, O oh Vergine di Guadalupe, conduci tutte le anime, in America e nel mondo, al tuo Divin Figlio nel cui nome ti preghiamo. Amen. In Nomine Patrice, figli e Spiritus Santi. Amen. Bene, allora dicevo, siamo a pagina 327 del nostro messalino. Il brano di Vangelo è una sequenza tratta dal Vangelo secondo Giovanni. Siamo al capitolo 6 di Giovanni, Dai vers i versetti sono dal 56 al 59. Leggo come sempre dalla traduzione. In italiano. In quel tempo Gesù disse alle folle dei Giudei: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il Pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Come vedete sono parole molto concise, molto chiare al riguardo. E allora, in questa maestosa, oserei dire, solennità, festa del corpus domini, del corpo del Signore, la Chiesa ci proclama questo intenso passaggio del Vangelo secondo San Giovanni perché tra le varie ragioni San Giovanni è dei quattro evangelisti quello che più si sofferma sulla natura divina di nostro Signore ed è particolare vedere come a differenza degli altri tre eh, evangelisti cosiddetti sinottici San Giovanni non, non, ha, non ha inserito nel proprio Vangelo il racconto dell'istituzione eucaristica. Eppure il Vangelo di San Giovanni è, possiamo dire, tutto il Vangelo è un continuo riferimento al sacramento dell'Eucarestia. Nel corso dei secoli, tanti avversari della Chiesa Cattolica, cominciare dai protestanti, hanno sottolineato questa assenza del del racconto dell'istituzione dell'Eucaristia in Giovanni, proprio per, per rimarcare, no? eh, cioè, come dire, è stata presentata come una prova del fatto che l'Eucaristia, tutta questa importanza che, si che viene data dai cattolici, in realtà è tutta un'elaborazione, un'invenzione teologica dei cattolici successiva, eh, e quindi che non rispecchierebbe l'autentico spirito del Vangelo. Per non parlare poi del dogma della eh, transustanziazione, secondo il quale, come ben sapete, il, il pane e il vino, quelle che in teologia si chiamano le specie eucaristiche, eh, non si trasformano, ma si transustanziano, cioè addirittura cambiano sostanza, non, non cambiano l'apparenza, perché l'apparenza rimane come evidente, quella di, del pane e quella del vino. Rimane solo l'apparenza, ma sotto questi accidenti, così viene detto in filosofia e in teologia, la sostanza non è più quella del pane e del vino, ma sotto quegli accidenti c'è realmente il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Nostro Signore Gesù Cristo. Il Signore è presente nel sacramento eucaristico e il sacramento eucaristico è Cristo che si fa presente in mezzo a noi non più con le leggi ordinarie fisiche, ma secondo la potenza di Dio. Però appunto il Vangelo di San Giovanni non parla dell'istituzione del sacramento, ma parla continuamente dell'Eucaristia. E questo brano di Vangelo rende evidente questo fatto. Sono tante le pagine che San Giovanni dedica comunque agli avvenimenti dell'ultima cena, pensate alla lavanda dei piedi oppure ai grandi discorsi eucaristici, tutti i discorsi che troviamo comunque solo in San Giovanni. E... Però cerchiamo di meditare le parole di questa pagina del Vangelo, a cominciare dal fatto che Gesù dice il mio corpo è veramente cibo. Eh, in latino leggiamo mea, vere est cibus et sanguis meus vere est potus. Eh? Quindi il mio corpo, la mia carne è veramente cibo, il mio sangue è veramente bevanda. Questo avverbio davvero, veramente in latino vere è molto... È molto importante. Eh, alcuni dicono che si tratta di un avverbio pleonastico, cioè facoltativo, cioè sarebbe bastato scrivere il mio corpo e cibo. Eppure San Giovanni ha voluto rafforzare il concetto per contrastare proprio tutte quelle tendenze eretiche che già, pensate, al tempo degli apostoli iniziavano a circolare nella Chiesa. E che iniziavano a mettere in dubbio non solo la natura divina di Cristo, voi sapete che San Giovanni ha messo per iscritto il Vangelo proprio per rispondere a quelli che mettevano in dubbio la natura divina di Cristo, eh? ma anche per eh, difendere tutti i doni di grazia che Cristo ha elargito alla sua Chiesa, a cominciare dall'Eucarestia. Allora nel dire, con il dire che il corpo di Gesù è veramente cibo, San Giovanni ci sta dicendo, attenzione, il corpo di nostro Signore è per noi cibo, non solo in senso spirituale, metaforico, allegorico, in qualche misura si rende realmente cibo, letteralmente cibo. Per fare un altro esempio, in un altro passo di Vangelo, al capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, leggiamo che Gesù dice Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me sarà salvo, entrerà, uscirà e troverà Pascolo. San Giovanni non ha scritto Io sono veramente la porta, semplicemente ha scritto Io sono la porta. Allora, nella mentalità di uno scrittore antico, la scelta delle parole non è mai casuale. San Giovanni dice io sono la porta perché in questo caso in effetti l'Evangelista ci sta suggerendo questa immagine della porta che ben si applica a Cristo in maniera allegorica. Quando però parla del corpo e del sangue ci dice che è veramente cibo, veramente bevanda. Poi il Signore aggiunge questa frase molto bella. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io rimango in lui. Qui c'è un po' tutto il riassunto della dottrina eucaristica cattolica. Cioè l'Eucaristia è per noi cibo dell'anima, nutrimento dell'anima. Sant'Ommaso d'Aquino dice che la vita dello Spirito rispecchia la vita del corpo e viceversa. E questo noi lo vediamo in maniera sublime nei sacramenti. I sette sacramenti ricalcano in, a livello spirituale sette momenti, sette esigenze della, fissa, della vita naturale. Noi vediamo che a livello naturale abbiamo bisogno di mangiare e di bere per conservare il nostro corpo. Allo stesso modo, l'Eucarestia è necessaria per, beh, innanzitutto, per crescere, per raggiungere quindi un certo livello di fortezza, di robustezza. E poi serve per conservarci, così come noi mangiamo per conservare il nostro corpo. Allora l'Eucaristia ci conserva nella grazia. Rimane in me e io rimango in lui. Farmaco di salvezza, dicono i padri. Quindi... L'Eucaristia è necessaria per conservare questa relazione intima, privilegiata, che Dio vuole avere con tutti noi credenti. Però eh, per conservare qualcosa, prima bisogna averla, non si può conservare ciò che non si possiede. Eh? L'Eucaristia non può conservare la grazia a chi non ha la grazia. Nutre coloro che già possiedono la grazia. Come si ottiene la grazia? La si ottiene col sacramento del battesimo. E tuttavia, dopo il battesimo, facciamo esperienza di questo ogni giorno: perdiamo la grazia ogni volta che pecchiamo, e che pecchiamo mortalmente in particolare. Per recuperare questa grazia, bisogna prima passare dal sacramento della confessione, o riconciliazione, come si vuol dire. Così come nella vita naturale. Quando uno si ammala o si ferisce, eh, deve prima medicare, deve prima curarsi e poi iniziare, diciamo così, il periodo di convalescenza e tornare ad assumere il nutrimento normale. La stessa cosa riguarda la vita spirituale. Motivo per cui la Chiesa, quando ha istituito questa solennità, il Papa, adesso non ricordo il nome, che ha istituito la solennità del Corpus Domini. Chiesa è proprio al grande San Tommaso d'Aquino di scrivere eh, la sequenza, l'inno del Corpus Domini. E se voi leggete, meditate la sequenza che viene proclamata in occasione di questa liturgia, a un certo punto si legge questa frase terribile. Lo assumono, leggo dall'italiano, lo assumono il sacramento eucaristico, i buoni e i cattivi ma con diversa sorte di vita e di morte, per i cattivi è morte, per i buoni è vita, che diverso esito ha una stessa assunzione. Così scrive San Tommaso d'Aquino, così proclama in maniera infallibile, evidentemente, la Santa Chiesa. Quindi, attenzione, cerchiamo di assumere la Santa Eucaristia, cerchiamo di fare la comunione in maniera degna, cioè senza essere in stato di peccato mortale. Molti purtroppo si comunicano in stato di peccato mortale. San Paolo condanna fermamente questa pratica. Nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 11, San Paolo scrive: Chi mangia il pane o beve il calice del Signore indegnamente, cioè in peccato mortale, sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Esamini ciascuno se stesso e solo dopo aver esaminato se stesso mangi di quel pane e beva di quel calice, poiché chi mangia e beve indegnamente, lo ripetiamo indegnamente significa nello stato di peccato gra grave, di peccato anzi mortale, se non riconosce il corpo del Signore mangia e beve la propria condanna. Per questo, scrive San Paolo, interessante, interessante questa frase, per questo ci sono tra voi molti deboli e privi di ogni forza. Ovviamente San Paolo sta parlando di una fortezza tutta spirituale e tanti giacciono, cioè sono inermi, sono inattivi spiritualmente, sono davvero morti spiritualmente. Qual è la causa di questa inerzia spirituale, dice San Paolo? È il fatto che non vivete nella grazia e vi comunicate in maniera indegna e l'eucarestia non è per voi farmaco di salvezza ma veleno vedete che in greco la parola farmaco è ambivalente significa sia medicinale ma anche veleno questo lo vediamo anche noi quotidianamente le medicine che assumiamo i farmaci se li prendiamo nella dose o nelle condizioni Inopportune, la medicina diventa tossica, diventa veleno per noi. Lo stesso vale per l'eucarestia che è farmaco, ma se lo prendiamo nelle dosi, o anche cioè, se abusiamo dell'eucarestia o nelle condizioni sbagliate, l'eucarestia è per noi: condanna e non salvezza. Questo viene ripetito anche quindi nel catechismo pensiamo al catechismo. Di, di San Giovanni Paolo II, se non vogliamo scomodarci con quello di San Pio X, perché magari è troppo tradizionale. Eh? Il catechismo della Chiesa Cattolica al punto 1388 dice, è conforme al significato stesso dell'Eucaristia, che i fedeli, se hanno le disposizioni richieste, si comunichino quando partecipano alla messa. Quali sono queste disposizioni? Lo indica in maniera chiara e infallibile il codice di diritto canonico al canone 916, dove si legge, e qui è la Chiesa che insegna, perché il diritto canonico non è una branca giuridica, è una branca teologica eh? e poi giuridica, dice il diritto canonico, colui che è consapevole di essere in peccato grave, non celebri la messa né comunichi al corpo del Signore senza avere Premesso la confessione sacramentale, a meno che non vi sia una ragione grave e manchi l'opportunità di confessarsi, nel qual caso si ricordi che è tenuto a porre un atto di contrizione perfetta, che include il proposito di confessarsi quanto prima. Quindi attenzione, anche i sacerdoti. Non dovrebbero celebrare la Messa se sono in stato di peccato mortale. Celebrano la Messa? Si comunicano e danno la comunione? Problema del prete, attenzione, la Messa è comunque valida, la comunione è comunque valida. Se il fedele in grazia si comunica dalle mani di un sacerdote che in grazia non è, non c'è alcun sacrilegio, non c'è alcuna invalidità. Comunque quell'Eucarestia è valida e dà effetti spiritualmente benefici nell'anima del fedele in grazia che si comunica. Eh? Quindi attenzione, um, cerchiamo di comunicarci bene. Poi ultima cosa, ribadiamo che nell'Eucaristia, con la transustanziazione, quindi nel momento in cui il sacerdote dice questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, se il sacerdote dice queste frasi nel contesto della Messa, la transustanziazione è valida, tutto il resto è, diciamo così, senza sminuire, senza voler sminuire, è corollario a queste due formule consacratorie, consacratorie che sono la forma, appunto, si dice teologia del sacramento dell'Eucaristia. Dell quando il sacerdote dice queste due formule con l'intenzione della Chiesa, il pane e il vino, per potere di Cristo, per potere divino, cambiano la propria sostanza nel corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo. Cerchiamo allora di meditare profondamente questo grande mistero, questo grande dono di amore. Che Cristo ha lasciato, una vera e propria eredità, che il Signore Gesù ha lasciato nella Chiesa, nella persona degli Apostoli, nel momento dell'ultima cena. Meditiamo, cerchiamo di vivere e di accostarci degnamente. Lo ripeto: chi non è in peccato, chi non è in grazia di Dio, non si comunichi. Confessatevi prima. Non lasciatevi prendere da falsi pensieri che non provengono da Dio, ma provengono dal demonio. Se non sei in grazia di Dio, se sei nel peccato mortale, non accostarti alla comunione. Eh, Ma io desidero, desidero, ho questo fuoco ardente, voglio comunicarmi. Non farlo. Quel desiderio non viene da Dio, è un inganno del demonio. Devi confessarti. Questo è molto importante. Eh? Bene. Allora, cari amici, auguro a tutti voi una santa solennità del Corpus Domini e noi ci vediamo sabato prossimo per un nuovo commento alla liturgia tradizionale, alla forma straordinaria del rito romano. Grazie e ancora Santa Domenica a tutti voi.